La vediamo benissimo e la sentiamo anche. E poi saluto anche il professor Andrea Crisanti, virologo, direttore dell'unità complessa diagnostica di microbiologia di Padova. Ecco, e intanto buonasera ministro, non so se ci sente. No, il ministro non ci sente. Io volevo allora andare subito al professor Crisanti, che vedo bene. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, professore, i dati sono abbastanza confortanti, questi dati che noi vediamo. Purtroppo i decessi sono ancora molto alti, ma insomma, tutto sommato per il resto sono migliorati. Quindi volevo un commento da lei, professore. Ma io direi che stanno migliorando decisamente. Forse l'aspetto più confortante è la diminuzione dei ricoverati e la diminuzione dei posti occupati nei reparti di rianimazione. I morti sono ancora elevati, ma è dovuto al fatto che questa malattia è diciamo molto lunga e il decesso avviene in genere dopo 20-25 giorni, quindi insomma ancora una manifestazione di quello dell'epidemia di 2-3 settimane fa, quindi diciamo non dobbiamo vedere al numero di decessi, ma dobbiamo vedere Gli appunto alla ospedali. diminuzione dei ricoveri e alla diminuzione delle terapie intensive e anche alla diminuzione dei casi, Dei casi. sicuramente. Senta, Quindi diciamo. professore, ormai la conosciamo tutti, insomma, abbastanza, la vediamo spesso, diciamo, lei è diciamo, l'inventore o comunque uno delle menti che sta dietro al metodo Veneto. Pare che in Veneto ci sia stato nella regione una buona strategia e ci sia stata una buona risposta a un virus molto potente. Qual è, diciamo, quindi noi le chiediamo adesso qual è la fase 2, cosa si deve fare, se già ci state pensando e come vi state muovendo? Ma guardi, a meno che non venga trovato un farmaco miracoloso o un vaccino che possa in qualche modo proteggerci, nella fase 2 ci dobbiamo aspettare di vedere alcuni focolai riapparire qui e là. Chiaramente questo purtroppo è inevitabile, è accaduto in Cina, sta accadendo in Corea e quindi dobbiamo prepararci a spegnere questi focolai con la maggiore energia possibile. Ora noi in Veneto abbiamo dimostrato che questo è possibile circoscrivendo il focolaio, testando tutti e testandoli una seconda volta, perché purtroppo la prima volta qualcuno sfugge e guardi, mi dispiace, ma devo ancora recitare una volta a caso Po', ma noi abbiamo spento il focolaio, che era un focolaio terribile, c'era cioè il 3% della popolazione infetta, avrebbe potuto causare veramente una strage in tutto il Veneto. L'abbiamo Certo. completamente abbattuto e a volte non ci sono stati più casi. Quindi significa che funziona questa cosa. Ecco, noi dobbiamo poi, Certo, quando i focolai si ripresentano, dobbiamo agire con come avete decisione. fatto, Dobbiamo essere preparati ad Alessandro? agire con decisione. Professor Crisanti, è vero, quello di Vo era un focolaio complicato, però è anche vero che contenere focolai molto più ampi, con un tasso di letalità grezza così elevata, è complicato. Secondo alcuni studi universitari internazionali ci sarebbero addirittura 3 milioni di contagiati in Italia. Quindi è evidente che il caso Vo non è replicabile in scala più ampia. No, guardi, forse non ci siamo capiti. Sicuramente ci stanno tutti i milioni di contagiati che lei dice, sì, noi siamo stati tra i primi a dire che i contagiati erano molti di più di quelli che apparivano, ma adesso molti di questi contagiati guariscono, saranno guariti, quindi io immagino che noi avremo un piano di riapertura in sicurezza. In sicurezza significa con il minimo numero di persone che sono infette, quelle che sono infette sono isolate o stanno in ospedale. Allora, il problema si pone su quei casi residui di asintomatici o di bauci sintomatici che sono sfuggiti al momento in cui apriamo. Quelli possono essere la fonte di cluster, di nuovi Esatto. episodi. Certo. È lì che bisogna agire con E qui una entra in gioco il metodo determinazione. Veneto, cioè la Esatto, tracciatura. la tracciatura. Ecco, adesso volevo, non so se il collegamento con il ministro De Micheli è buono, la volevo salutare, non so se prima noi la sentivamo. Ministro, c'è? Ci sente? Non sento, Ah, bene, vedo la non ministra, sento ci sono ancora problemi. Comunque, se, io allora torno da Crisanti, mi scuso perché se intanto la regia può verificare com'è l'audio del ministro De Micheli. Ecco, volevo, allora,
Ci sente adesso? Ah, perfetto, ci sente. Ministro, eccoci, buonasera e benvenuta, bentornata a Patrie. Ecco, prima di cominciare a parlare di questa potenza di fuoco scatenata dal Consiglio dei Ministri di ieri, insomma 400 miliardi e tanti altri miliardi messi in moto, la cosa che le volevo chiedere è che lei comunque viene da Piacenza, una città che è stata drammaticamente colpita, lei è stata in quarantena perché aveva un suo collaboratore positivo e soprattutto lei ha avuto anche delle perdite di molti cari. Ecco, volevo capire come sta la sua città, come sta lei anche. Io fortunatamente sto bene, la situazione qui al Ministero si è assolutamente risolta, nel settore dei morti, il collaboratore pienamente guarito, sintomi. Il problema nella mia città è un problema che rimarrà, perché questa ferita non si rimarginerà facilmente, e anche in queste ore comunque, nonostante la tensione, la pressione sia del numero di contagiati ma soprattutto del numero di coloro che stanno molto male, che hanno sintomi gravi, si sta riducendo, e questo è un buon segnale perché dà un po' di fiducia e segnala anche un risultato positivo delle misure di contenimento. Però è evidente che in una città che è la seconda per numero di contagi rispetto agli abitanti e una di quelle che ha dato il contributo più elevato in termini di morti, questa ferita farà fatica a rimarginarsi. Avremo bisogno di tutta la nostra capacità di essere solidali, di tutta la nostra grande voglia di lavorare, perché i piacentini sono grandi lavoratori, e di un grande segnale di gratitudine a tutti quelli che hanno lavorato in queste ore, in questi giorni, che continueranno a lavorare per garantirci la salute. Penso a tutti i miei amici medici, agli infermieri, penso anche all'intelligenza organizzativa con la quale a Piacenza, attivando uno strumento potente che è la medicina territoriale, si è riuscita a rispondere anche con un certo anticipo ai problemi di natura sanitaria. Io credo che ci siano comunità più ferite di altre, ma io credo che tutta la comunità nazionale dovrà rendersi conto, anche quando arriveremo a misure più penetranti in termini economici, più dettagliati sulle filiere, bisognerà rendersi conto che ci sono delle comunità che hanno bisogno di interventi maggiori di altre. E mirati, io credo che Piacenza sarà mirati. Un caso che andrà studiato anche sul piano sanitario, perché Piacenza non è stata, diciamo così, abbiamo deciso di non mettere l'esercito attorno a Piacenza, nonostante la vicina Codogno, che sta a 15 chilometri, avessimo deciso appunto di chiuderla completamente. Noi avevamo dei contagi, diciamo così, di prossimità, di vicinanza, e io credo che andrà anche studiato questo caso, anche per come, e lo faremo, anche per come abbiamo reagito. Noi abbiamo avuto questa vicenda. Ministro, noi abbiamo Ministro, ci sente? Aspetti un attimo, poi continuiamo. Mi sa che la ministra non ci sente, se possiamo verificare. Scusate un attimo, se possiamo nel frattempo, Alessandro, mentre la domanda la fai dopo il filmato, sì, non perché non ci sente, quindi non ti può rispondere. In prima adesso linea. Sì. Ah, Alessandro, allora. No, volevo rubare un secondo al lancio dell'RVM del video per dirle questo. Abbiamo avuto ospite il presidente Bonaccini qui a Patrie recentemente, ci ha fatto naturalmente un'ottima impressione, sta facendo un grande lavoro. Io però credo che anche per il lavoro che ha fatto, un presidente come Bonaccini non sia d'accordo all'idea di ricentralizzare la catena di comando della sanità, come qualcuno nella maggioranza già fa capire, cioè avocare a Roma, Palazzo Chigi, tutte le operazioni per procedere magari più speditamente. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, la discussione sul titolo quinto, praticamente il titolo quinto della Costituzione e i poteri alle regioni, e in generale, diciamo, il rapporto tra regioni e Stato è una discussione che, diciamo, ci trasciniamo ormai da qualche anno. Io penso che bisogna avere molta misura e molta attenzione, perché dobbiamo prendere gli insegnamenti migliori dagli accadimenti e dagli avvenimenti di questi giorni. Io faccio parte di quelli che ragionano sempre sui fatti
e mai, soprattutto in situazioni di emergenza, su opinioni che vengono prima dei fatti. Io credo che ci siano stati modelli di sanità che hanno funzionato, credo che ci siano stati anche modelli di sanità più affaticati e credo che dentro alle sanità regionali debbano essere introdotte situazioni anche per la fase 2, già dalla fase 2, assolutamente, soprattutto legate alla medicina territoriale che invece in alcuni casi negli anni passati sono stati abbandonati. Il modello emiliano, la mia Piacenza, Parma e le altre città emiliane contagiate hanno resistito anche grazie a questo tipo di impianto che prevedeva che non ci fosse solo l'ospedale, certo, che è ovvio, nel caso di gravità è il cuore quindi di tutto, ma prima dell'ospedale c'è comunque la sanità anche territoriale, che è un po' il modello veneto. Assolutamente, questa, che è anche un po' il modello veneto. Che andrà fatta. Senta, andrà a questo punto, scusatemi, chiedo al professor Crisanti un sì o un no. Lei è per la centralizzazione della sanità, cioè un ritorno, togliere alle regioni quindi tante le competenze o no? Un sì o no? No, assolutamente. Beh, il modello veneto ha funzionato. Grazie, professore, mi sembra proprio stato chiaro, chiaro. Mi aspettavo un po' in effetti questa risposta. Comunque stavamo parlando di medici, stavamo parlando di infermieri, stavamo parlando di tante persone che sono in prima fila, in prima linea e che continuano a lavorare, ma ci sono anche gli autotrasportatori che tutti i giorni portano cibo nei nostri supermercati. Vediamolo insieme, un pezzo di Luca Panichi. Il mondo del trasporto ha perso il 70% del proprio fatturato. Il danno economico noi lo stimiamo dai 30 ai 50 miliardi di euro all'anno. Dipende ovviamente da quanto durerà questa situazione. Io mi chiamo Filippo, faccio il camionista da quasi 20 anni. Quando mi sveglio al mattino faccio il segnalotro, cioè sperando che vada tutto bene. Le autostrade in questi giorni sono abbastanza vuote, fa veramente impressione. Mi trovo qua in provincia di Cuneo, dovrò scaricare un container frigorifero da 40 piedi per poi mettere delle bare che saranno in attesa di essere cremate per il coronavirus. A colore il cimitero. E poi c'è il tempio crematorio, che è questo qua colorato. C'è una desolazione qua, c'è un silenzio da inferno, non c'è in giro nessuno. Mi viene la morte nel cuore. Io ho iniziato la mia attività nell'81. Pensare che fra qualche mese non potrà esserci più la mia impresa e tutti i miei uomini, le persone, le donne che sono qua e che sono cresciuti con noi, è la cosa più drammatica che possa succedere a un imprenditore. Noi fatturiamo 1.200.000 euro al mese e oggi il fatturato sarà di 300.000 euro. Se non si dovesse avere questa responsabilità, perché il Paese ci ha chiesto di continuare a lavorare, sarebbe meglio addirittura chiudere tutto anziché continuare a dare l'apporto per quanto riguarda le materie di prima necessità. La perdita stimata in Lombardia può essere sicuramente nell'ordine dei 15 miliardi. Pericolo c'è se non c'è un intervento da parte del governo, perché se si dovesse fermare il trasporto, allora sì che andiamo veramente verso una situazione molto rischiosa, in termini anche di pace sociale. Tutto dipende da che cosa metteremo in campo per aiutare le imprese. Hanno bisogno di meno burocrazia e iniezione di liquidità. La BCE dovrebbe dare dei soldi a tasso zero. Forse è l'ultima occasione che l'Europa possa dimostrare che ha il senso di dovere di esistere, perché se non c'è l'unità dell'Europa neanche in questo momento possiamo dire che non serve più a niente. Allora,
Allora, Ministro, c'è molta rabbia, molta tensione, perché nelle mille difficoltà ci sono problemi di tutte le imprese italiane e voi, per appunto, non hanno più liquidità e hanno bisogno di soldi rapidamente. Voi avete fatto questa operazione molto importante, però spieghiamolo, non so se la grafica ci può far vedere un po' quali sono le cifre, però in realtà questi sono soldi, diciamo, in prestito, no? Molti, come la Germania, hanno deciso di stanziare cifre tipo 50 miliardi a fondo perduto, cioè soldi che uno non deve restituire. Cioè, tanti non ce la faranno a restituirli. Beh, quando arriverà il momento di restituirli, vedremo in che paese saremo e in che condizione saremo. Io credo che in questo momento il punto sia quello di riuscire a mettere in campo delle misure che limitino il più possibile il disagio delle imprese, soprattutto delle imprese che ancora lavorano e delle imprese che invece abbiamo in un qualche modo anche obbligato a non lavorare. Allora, dobbiamo essere molto chiari. Noi abbiamo in campo due misure potentissime. La prima è quella degli ammortizzatori sociali. Con gli ammortizzatori sociali noi abbiamo detto una cosa, anche con le correzioni progressive che dovremmo fare, perché è del tutto evidente che ci sono condizioni di lavoro anche molto diversificate in giro per l'Italia, penso per esempio ad alcune categorie di stagionali, ok? Gli ammortizzatori sociali dicono agli italiani una cosa: non siete da soli, siamo qui. Ci mettiamo a livello governativo, come Stato, come Paese, tutti quanti, ci mettiamo qualcosa per garantire il reddito e per consentire, anche attraverso strumenti collaterali, gli ammortizzatori sociali, come i buoni pasto che abbiamo fatto in modo che venissero erogati dai comuni, che in questa fase disastrosa, ma nella quale siamo obbligati a proteggere prima di tutto la salute, lo Stato sia al vostro fianco con tutti gli strumenti possibili, strumenti che progressivamente anche miglioreremo, rifinanzieremo e correggeremo. Certo. Poi c'è il tema della liquidità, che è il decreto di ieri, che verrà pubblicato nella giornata di domani, che consente alle imprese di poter traghettare questa fase, che io definisco la fase di contenimento del danno economico. Certo. Spostandoci dagli aspetti, io chiedo, diciamo, la grafica, se gentilmente la regia può mandare la grafica mentre parla. Per consentire di contenere il danno economico ci sono 400 miliardi sul piatto di garanzie. Certo. Che ne attivano ovviamente molte di più, perché le garanzie bancarie, quindi le garanzie per il credito, determinano dei flussi di cassa molto più elevati. Eccoci qua. Oggi ho fatto, poco prima di venire qui da voi, di incontrarvi, ho incontrato tutte le associazioni della logistica, quindi del trasporto marittimo e terrestre, proprio per concordare con loro le prossime misure, che invece incominceranno ad essere le misure collegate alla riapertura delle imprese. Allora, il trasporto sta in un pezzo di mezzo, perché ha ridotto il fatturato anche di molto, ma continua a lavorare, ma perché non si è fermato. La filiera è essenziale, senza di loro non mangiamo, senza di loro non ci curiamo, senza di loro non accadono le cose che devono accadere anche in questi giorni, diciamo così, di quarantena generalizzata. A loro abbiamo dato un primo riconoscimento, è l'unica filiera attiva, cioè che continua a lavorare, alla quale nel Cura Italia abbiamo conosciuto il beneficio della sospensione delle imposte. Sì. E lo abbiamo fatto esattamente perché, come diceva prima il Presidente Uggè, abbiamo riconosciuto in maniera effettiva, con dei soldi, con delle risorse, con lo spostamento delle imposte, il ruolo straordinario che queste donne ed essenziale. Ministro, la interrompo un attimo, perché sennò Alessandro vuole fare un'ultima domanda al professor Crisanti, che ci saluta, poi torniamo dalla ministra. Io volevo chiedere al professor Crisanti la cosa più banale del mondo, cioè quando secondo lei potremmo ritenere di aver superato perlomeno la fase, diciamo così, più acuta della pandemia, cioè quando potremmo realmente dirci al sicuro, prima che magari arrivi la seconda ondata nell'autunno prossimo? Ma guardi, i casi stanno sicuramente diminuendo e questo è un buon segno. Ora lei forse mi vuole chiedere quando è che forse potremo ritornare a una vita più normale. Non stringerci le mani, ma insomma uscire. Esatto. Un po' di libertà. Ecco, guardi. Quando la potremo avere professore? In studio, qua a Roma? Allora, non è quando, ma come. Nel senso che bisogna prepararsi a questo evento. Bisogna prepararsi per 2 minuti, perché ci saranno molte più opportunità di contagio, quindi bisogna
dare la possibilità alle persone di proteggersi, quindi più mascherine. Bisogna aumentare la nostra capacità di fare diagnosi, perché sicuramente ci saranno dei focolai quando riapriremo, e dovremmo anche in qualche modo rinunciare un po' alla nostra privacy, perché dovremmo essere in grado di rintracciare i contatti immediatamente. Ecco, penso che ci dobbiamo preparare al momento in cui queste misure di restrizione sociale verranno in qualche modo eliminate, perché, come lei ha detto, sicuramente ci sarà la possibilità che nuovi focolai esplodano. Allora noi dobbiamo essere preparati a spegnerli immediatamente, dobbiamo nel frattempo usare delle misure che diminuiscano la possibilità di contagio, quindi come le mascherine, che si sono sicuramente dimostrate molto utili. Dovremmo implementare delle misure di tracciamento e, lo ripeto, dobbiamo aumentare la nostra capacità di diagnosi. Ecco. Va bene. Professore, piano piano ci arriveremo. Io la ringrazio, noi la ringraziamo, comunque l'aspettiamo. A maggio ce la fa a venire in studio, a maggio qua a Roma, a fine maggio? Ma magari, io sono di Roma. Non è detto, va bene. Professore, la ringrazio, ci rivedremo prossimamente o via in collegamento o in studio, speriamo noi in studio. Nel frattempo noi